pregherei uno dei protagonisti della storia del nostro paese, un grande servitore dello Stato, che è stato governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, di prendere la parola. Noi adesso abbiamo la necessità di tentare di stare nei tempi che ci siamo dati per chiudere entro. Prego, governatore. Allora, quello che scrive Paolo Savona, caro amico, eccetera, si legge come un romanzo, va bene, forse perché siamo abituati a tanto tempo a ragionare. Lui ha scritto dei pamphlet terribili su questi argomenti qualche anno. Non mi ricordo il titolo, me lo vuoi ricordare? Vabbè, ecco questo, va bene. Un altro viziato in questo vizioso è Giuseppe di Taranto, che mi ha scritto un libro mi ha mandato un libro sulla globalizzazione diacronica. Intanto uno, c'è pure un termine difficile, quindi uno se lo deve andare a guardare sul vocabolario, va bene, però me lo sto leggendo e ci sono degli spunti interessanti, va bene, il problema è questo, insomma. Per fortuna Sor Guarino mi ha mandato, ho ricevuto 3 giorni fa esattamente questo testo, dove è spiegato, ma aveva avuto il vantaggio che lui mi aveva già spiegato queste cose, va bene, anche se oggi ha aggiunto qualcosa di interessante, perché questo è un libro difficile, però è un libro fondamentale, aiuta, diciamo, a risolvere anche i problemi che si poneva l'ambasciatore, che cosa dobbiamo andare a dire. Credo, lungo la linea suggerita da Paolo Savona, diciamo una cosa vera, con pacatezza, e questo è sconvolgente, diciamo quello che sta scritto. Giulio Andreotti anche scriveva tanti libri. Nel 2006 mi ha mandato un suo libretto che si chiamava De Gasperi, va bene? Parlando di De Gasperi ha parlato di 50 anni di storia politica italiana, va bene? Io avevo l'abitudine, lui così amabilmente mi mandava questi suoi libri, io lo leggo e cominciava dal Trattato di Roma. E gli dico, caro Presidente, grazie, come sempre bravissimo, discuteva, diciamo, tutto il periodo dell'immediato dopoguerra, la formazione dei governi, diciamo così, le lotte politiche, le convergenze. E alla fine però dissi, però guardi, insomma, caro Presidente, qui io ho la sensazione che l'Europa di adesso sia un po' diversa da quello che avevano immaginato i padri fondatori. I padri fondatori, vi ricordate, vi ricorderete, si chiamano Schuman, Adenauer, De Gasperi, anche se non hanno fatto in tempo qualcuno a firmare il Trattato di Roma. Ha firmato il padre del nostro amico. Vabbè. Nel Trattato di Roma ci sono 3 punti fondamentali, più importanti. L'Unione Europea, o non l'Unione, il MEC, diciamo così, allora mi ricordo, nemmeno il MEC c'era ancora, ma diciamo la politica, diciamo, di unificazione europea tende alla crescita, allo sviluppo. Punto centrale questo. Secondo punto, la Commissione deve aiutare gli Stati membri che non sono in grado di trarre profitto dalle regole dell'Unione a lavorare per, diciamo, per trarne profitto, diciamo, suggerire, incoraggiare, tutti i mezzi a disposizione, giuridici, raccomandazioni. Terzo punto centrale, sussidiarietà. Aveva scritto nel 1931, diciamo, Pio X, che aveva visto il capitalismo finanziario, in cui ogni Stato lavora per poi convergere ad un obiettivo. Adesso ci abbiamo, si tende a un'unificazione politica. Sai come si chiamava? Io me lo ricordo, caro Giuseppe, tu mi permetti di chiamarti così, va bene? Come si chiamava il trattato di stabilità? Si chiamava Trattato di Stabilità. Poi a un certo punto alcuni amici tedeschi dice suona un po' lugubre, chiamiamolo Trattato di Stabilità e Crescita. Quindi ci misero, ci appiccicarono il nome Recrescita. Va bene, va bene. La Commissione, va bene, punisce gli Stati, non aiuta gli Stati, punisce gli Stati che non vanno in linea, non li aiuta, punisce. L'idea che ci sia redentrice, insomma, che abbia, diciamo, realmente
intenzione è buona, è nobile, insomma, ci hanno punendoli, questi si avvieranno. Vabbè, illusione. Allora, appena mi arriva il bollettino della Banca d'Italia, che continua a fare, per essere fatto bene, vado a vedere i dati, devo scrivere, devo con numeri, diciamo, raccontare quello che Giuseppe Guarino ci ha raccontato, diciamo, in maniera letteraria, ma insomma, convincente. Allora, parto dall'anno 2007, prima della crisi, al 2012, i dati del 2010, allora sono una branca. Allora, qui devo scrivere, c'è una penna, allora, la dovete scrivere. Ecco, allora. Questo o questo? Posso chiedere a qualcuno di aiutarmi? Ma io mi fa. Paolo sta la domenica, qui c'è una casa da guardare. Allora, nel 2007-2012 il reddito monetario dell'Italia, 2007, meno 5,4 in Europa ha fatto più 1,74, quindi l'Europa, compresa anche l'Italia, la Francia, compresa la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, che hanno avuto, hanno più 1,74. Le esportazioni, grazie. Il vescovo legge, io stai suonando il piano. Le esportazioni in Italia in sei anni hanno fatto 2,8. Il problema è che in Europa le esportazioni hanno fatto più. Vi dico solo gli investimenti, va bene. E si parlava, diciamo così, la prima relazione era sempre il turismo, va bene. Io dicevo, per sapere, dimmi gli investimenti produttivi. Che inoltre che dici di mettere nel consumo, gli investimenti sono, diciamo, lo stato e il riflesso di quello che è avvenuto e l'aspettativa di quello che sta avvenendo. Se uno studiava un po' di macro economia, andiamo dopo Keynes, perché sai, diciamo, sono la variante del sociale. Allora, il flusso di investimenti produttivi in Italia, in questi 6 anni, fa meno 20,4%. I dati dell'Europa comprendono anche l'Italia, se li procurassimo avremmo dei dati ancora più importanti. Questo è il modo come noi stiamo traendo beneficio da questa situazione. Io usai una parola nel 2006, non dico quella più scontata, ma usai la parola paralisi. Guardate, non abbiamo più la disse, guardate, non avremo più i terremoti naturali, avremo il bradisismo. Sapete che cos'è il bradisismo? Tanto si affonda, come a Pozzuoli. Mi scrisse una lettera del sindaco di Pozzuoli, non può, allora il dottor Mattia, che ha un
diplomatico, rispondemmo una lettera, ma noi eravamo con fuori una grande città, la città in cui era, diciamo, un po' da San Paolo, a Palladiano, va bene, non vi ricordate, magari non ci vediamo, fu cos'entro, la prima volta, e se non andate risponderemo a poco a poco. Gli ho dato i dati, va bene, complessivi. Grazie. Ma non diciamo, se lo vedete si vede veramente. Sapete perché? Io ho un punto, diciamo, ci siamo scordati della bilancia della banca. Quando io e Paolo siamo entrati al servizio studi della banca, mi ricordo che la prima mia occasione era la bilancia dei pagamenti. Perché? Perché la bilancia dei pagamenti dipendeva il tasso di cambio e quindi si comportava la bilancia dei pagamenti con le riserve e da prezzo sconto di ricordi. Quando erano nel 74 l'Y dell'Italia, il prodotto interno lordo era 100.000 miliardi e il deficit della bilancia dei pagamenti nei primi mesi del 74 era di 1.000 miliardi al mese, va bene, non deve mai, ma questo erano le cifre, quindi volete fare mezzo una banca questa. Con l'unione monetaria e anche i pagamenti non abbiamo più i problemi della bilancia dei pagamenti, ci siamo ascoltati di un altro aspetto, perché quanti giovani studenti ci sono qui, devo fare una lezione di macroeconomia, ma sarà semplice, chiediamo, ma me la faccio qui, non è? Poi dico dei dati, e direi, ma si ricorda quando noi cominciamo negli anni 90? Lei scriveva, lei ha scritto del messaggero, e ciò che si produce in un anno in Italia, in Germania, nell'Unione, diciamo, a Cipro, va bene, a qualsiasi come va bene, poi un trimestre, così fanno un altro trimestre, e ciò che si importa è messo in importazioni. È identicamente uguale al valore dei consumi, al valore degli investimenti, al valore della spesa pubblica, al valore delle esportazioni. Ciò che si produce, ciò che si importa, alla fine si trova, non c'è che non disfuncia un'identità, non è una teoria, è un'identità fondamentale nazionale. O si consuma, o si investe, negli investimenti ci sono anche nella reazione delle esportazioni. Come acquisto diretto per i servizi della pubblica amministrazione, se si fa una piccola, diciamo, si fanno delle piccole trasformazioni, va bene, immagino che voglio spiegare agli studenti questo, ma senza far troppo, si vede che Y, cioè il prodotto nazionale, è uguale a investimento. Portando più la spesa pubblica, più il saldo della bilancia dei pagamenti diviso uno per la produzione del consumo. Cioè x meno n è un fattore potente, diciamo la differenza tra esportazione e importazione, di sostegno del debito, in maniera moltiplicata da questo, ma anche in maniera puramente addizionale, perché se io porto M a destra qua, trovo che il valore della produzione è consumo, più investimento, più G di X meno M. Ora se X meno M è positivo, il paese ha un bel punto nazionale. Se X meno M è negativo, è un bel punto nazionale. Grazie professore Di Tanto, che hai fatto vedere come campa la Germania. Come noi vediamo. Se noi non cambiamo, noi lo vediamo, perché il Rossi che conosce questo, staremo procedendo in questo modo prudentemente le cose, praticamente dicendo, moriremo con il bilancio, moriremo con il bilancio. Thank you.
Allora, Keynes aveva scritto il long run di Alambert, il problema è di qui, not in the short run, ma in the medium. Ma c'è un altro aspetto, un po' di macroeconomia, che io vi spiegano, ne parlavamo a quel tuo gruppo, no? Il risparmio, Einaudi risparmio, tutto il dipendo, è identicamente uguale, siccome la produzione è identicamente uguale a reddito, se si contano i consumi e le imposte, i due passaggi, il risparmio è uguale all'investimento più del deficit pubblico più fix. Quindi il risparmio in un paese è identicamente sempre uguale anno per anno, trimestre per trimestre, giorno per giorno, alla somma di investimenti, disavanzi e surplus investimenti. Se un paese ha un deficit costante di bilancio del pagamento dell'1%, si trova con un deficit di risparmio dell'1%, allora è un risultato strano che il tasso di interesse sui e le imprese e le banche nazionali. Ci siamo dimenticati di questo aspetto. Quando una bilancia dei pagamenti è passiva, manca il risparmio, allora è inutile che stiamo a dire fai comprare i titoli. Che cosa è questo di far comprare i titoli? È il risparmio, è la Banca Centrale Europea che fa da canale, va bene, perché raccoglie fondi nei paesi in surplus e un po' li manda verso i paesi in deficit, però capire che questo si impegna. Ci siamo scordati due aspetti della bilancia dei pagamenti, quelli più in fondo, pensavamo di averlo eliminato, ma se è peggio, se ce l'abbiamo il problema. Che il contributo positivo o negativo alla crescita e l'effetto sul risparmio. Il libro di Piero di Taranto, che comunque c'è un bel capitolo, sono rimasto a lungo a pensare su questo capitolo, no? Guarda, il problema che conoscevo, però insomma, rileggere da sempre bello, sul mercantilismo. Allora il mercantilismo era, diciamo, la teoria che la difesa di uno Stato dipendeva dalla quantità di oro. Naturalmente però non è la qualità di oggi, vi ricordate anche la risposta degli imprenditori a Colbert, e se lo fermano, questo vuol dire, e se lo fermano, e se passeva, facciamo anticipare quello, su cui si scaglia violentemente nel 27 Keynes, allora questo mercantilismo che faceva aumentava la quantità di oro, ma la spesa degli altri paesi. E vi regala un altro punto, due pendinelli, mi deve lasciare il bacino, mi collego tutto il bacino. Vabbè. Che cosa facevano i vicini di loro standard degli altri paesi? Quando diminuivano per riadeguarsi, diminuivano i prezzi, diminuivano i salari. Non era proprio così, sto guardando con attenzione, perché non è che proprio un po' di standard funzionasse. C'erano anche le cannonate di Paolo Pegales, c'erano anche i scioperi, i lavori, però un paese che accumula dei surplus crescenti, il bilancio di credito sull'estero, il credito netto sull'estero della Germania è presso poco quanto, però vorrei evitare quei dati al debito pubblico italiano,
io ho la sensazione che sia una tua posizione. Mi ricordo quando io dicevo attenzione, Conti ha ricordato questo. Ah, dicevano, dobbiamo entrare in Europa, state attenti che qui c'è l'Europa che è noi. State attenti. Un paese che ha un surplus di questo, ripeto, è il passato del paese. Che succede? Beh, noi siamo attualmente in questa situazione di sviluppo. Avendo, diciamo, essendoci donne in questo momento, avremmo dovuto avere una maggiore flessibilità di lancio. Si mette, diciamo, si raddoppiano i vincoli, si mette anche il vincolo sul bilancio e allora dovremmo avere una flessibilità sul nostro lavoro. Basterebbe ridurre del 20, 25%, no, non del 2%, del 20, 25%. Quando alcune variabili che sono indirizzate a correggere alcuni squilibri macroeconomici vengono impedite di operare, si ricarica sul negli anni 30, il mio predecessore, il ministro del Tesoro,
comincia l'idea che egli si scrive una lettera, non mi ricordo bene, pubblicata anche sul borsone del New York Times, non ricordo se la lettera pubblicata o c'è, e c'è ancora lettera a parte. Keynes che aveva John Salter che aveva capito questo, che c'era un problema di domanda, diciamo, io e Keynes comincia a dire attenzione, quando c'è disoccupazione, questa è una cosa da parte che succede, se voi fate delle spese che assorbono la disoccupazione, si crea anche risparmio. Questa è la grande, diciamo, novità di Keynes, che comincia a scrivere tanti articoli, diciamo, questo. Keynes si scrive una cosa. Allora, Roosevelt, vabbè, manda il diavolo, diciamo, che spalla, rivaluta l'oro, si pone in maniera, quella vuole in maniera nobile, rivaluta l'oro, e comincia a pensare, anche dire, Davida cominciano a discutere. Mobile è una cosa, una iniziativa, fanno un tanto di alcune poi vengono pulite dalla morte federale, il prodotto interno lordo americano dal 29 al 33, ho quasi finito, era diminuito del 35% in termini reali, quindi del 50% in termini reali. Dopo il New Deal non c'era un 0,1%, c'era il 10% all'anno, va bene, nel 34 va bene, nel 33 sale del 10, nel 35 sale di un altro 10, con il New Deal. Roosevelt chiama tutti gli economisti di quelli del tempo, e allora quelli vanno a dire certo, se facciamo l'altra cosa, si parla un po' di pizza, controlli più a tempo, alcuni anche controproducenti, ma anche alla fine, diciamo, che lanciano fortemente l'economia, ma soprattutto la smantellazione del dollaro, diciamo. E allora gli economisti andavano lì, diciamo, gli ex ministri, quanto più difese da parte del spettacolo, on the other hand, Roosevelt si sentò e disse, si dice, il prossimo economista abbia un braccio solo, mandate un economista con un braccio solo, così mi dice una cosa precisa. Grazie. Grazie per la splendida lezione oggi. Allora, prego gli amici di avere ancora un po' di pazienza, perché con un po' d'ordine riusciremo forse a concludere i nostri lavori più o meno nel tempo previsto. Ora, col permesso, credo, di tutti, darei la parola all'unica signora che figura nella lista dei nostri interventi, la professoressa Ida Caracciolo, professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Napoli 3. Grazie. Lei dà la parola anche all'unica non tecnica economista della giornata, e quindi io mi sento molto in imbarazzo e in difficoltà. Quindi farò delle considerazioni molto semplici. Prima uno sguardo al passato, collegandomi agli illustri relatori che mi hanno preceduta, e poi uno sguardo al futuro in un'interpretazione testuale del titolo del nostro incontro, proposte per il semestre di presidenza italiana. Lo sguardo al passato. Di errori ne sono stati fatti tanti, oggi ci è stato illustrato il tema della governance monetaria, ma io direi che partendo dal 99, l'anno cruciale che il professor Guarino ha individuato, c'è stato un decennio di errori, e vorrei in primo luogo parlare dell'allargamento nel 2004. La scuola di internazionalisti alla quale io appartengo ha avuto illustri maestri che hanno operato nelle istituzioni comunitarie, e uno di loro, che oggi è giudice della Corte Costituzionale, mi diceva sempre: ma in una famiglia dove nascono quattro gemelli c'è uno sconquasso, pensa in una famiglia dove ne nascono 10. E dunque l'allargamento, che
È stato un allargamento squilibrato perché i nuovi stati sono entrati con parità di diritti, ma non con parità di obblighi, perché le deroghe in materia di aiuti di Stato, le deroghe in materia di applicazione della libertà di concorrenza sono state un po' allontanate nel tempo. Poi da internazionalista direi abbiamo fatto entrare tantissimi stati, pensate anche stati che hanno dagli anni 60 missioni di pace nel loro territorio delle Nazioni Unite, quindi nell'idea di una sorta di capacità taumaturgica dell'Unione Europea di risolvere problemi che le stesse Nazioni Unite dal 60 non sono stati in grado di risolvere, problemi che purtroppo rimangono sul tappeto tutt'oggi. Vorrei poi menzionare, non in una logica conservatrice, la leggerezza con la quale la comunità europea di allora decise l'apertura, sostenne l'apertura dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Allora è vero, la competizione avviene tra squadre, giocatori, fantini che hanno le stesse capacità, dunque una donna non fa uno scontro di pugilato con un uomo perché fisicamente non è uniforme o omogeneo, e quindi è stato fatto entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio uno Stato i cui standard interni in tema di costo del lavoro, di sicurezza del lavoro, di sicurezza degli impianti, di sicurezza dei consumatori sono assolutamente incomparabili rispetto a quelli degli altri competitori. Fu fatto probabilmente per una visione della burocrazia europea, non di opportunità, che è il ragionamento che fanno gli stati. Può essere giusto, ma io devo valutare politicamente ed economicamente l'opportunità, ma in un'ottica di giustezza, cioè poiché in teoria è giusto la liberalizzazione continua, io non posso che sostenere la liberalizzazione continua, anche se la stessa poi in termini di opportunità per le imprese degli stati membri non sussiste, non vi è opportunità. Detto ciò, faccio un salto proprio della quaglietta e vado sulle proposte. Essendo un professore di internazionale non posso mettere una parolina sulle proposte economiche perché farei solo brutte figure. Direi che l'Italia ha una serie di problemi che potrebbe presentare al semestre di presidenza. Una serie di problemi che derivano, in aggiunta a questi ovviamente di governance macroeconomica all'interno del mercato dell'unione monetaria, un problema che le deriva dalla sua collocazione geopolitica, e cioè l'essere uno stato di frontiera e dunque uno stato che ha un interesse nella sicurezza marittima intesa in senso ampio, che significa sicurezza degli scambi commerciali. La stragrande maggioranza delle merci viaggia via mare. Le risorse energetiche ci arrivano in gran parte attraverso gasdotti e oleodotti sottomarini, una sicurezza marittima che riguarda anche i profili terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione. E da qui un'ultima tematica che potrebbe nel semestre di presidenza l'Italia utilmente prospettare, non in un'ottica gretta, ma in un'ottica onnicomprensiva, è quella dell'immigrazione. Se non entro nel dettaglio giuridico che è complicatissimo, ma tutto ciò che viene fatto fino ad oggi nel contrasto alla immigrazione clandestina e soprattutto al traffico illecito di migranti clandestini anche via terra, e anzi prevalentemente via terra, perché l'immigrazione via mare è veramente una componente minima nel contesto dell'immigrazione clandestina, avviene su basi giuridiche eterogenee. Il controllo delle frontiere, dunque Frontex, che ha una base giuridica nei trattati dell'Unione, poi la base giuridica delle discipline migratorie, che è invece una base giuridica nazionale e disomogenea, e poi per quanto riguarda la
il contrasto all'immigrazione clandestina, la base giuridica è la cooperazione in ambito ONU, il contrasto alla criminalità organizzata. E poi abbiamo il ruolo della NATO nel pattugliamento del Mediterraneo. E allora perché non proporre un foro non convenzionale, non obbligatorio, ma di per far confluire queste tematiche in una prospettiva globale in cui l'immigrazione non sia vista nella singola lotta dell'intervento per il salvataggio nella SAR maltese piuttosto che nella SAR libica o nel ruolo della Marina Militare e dell'Operazione Nostrum in questo contesto, ma in una visione globale. Secondo esperienze che già esistono, per esempio quella australiana del Bali Process, cioè di un che addirittura abbraccia stati lontanissimi dal luogo di arrivo, l'Australia, come la Turchia, in un'ottica di discussione globale della tematica, nella auspicio di arrivare poi a basi giuridiche più omogenee e non contrastanti. Grazie. Sì, anche per aver rispettato in maniera quasi cronometrica il tempo, darei la parola adesso al professor Luca Gallizia, magnifico professore dell'Università Europea di Roma. La professoressa diceva che era l'unica non e non addetta ai lavori, ma non aveva considerato che c'era anche un sacerdote e quindi evidentemente non esperto nella materia. Quindi il mio sarà un intervento breve, prima di tutto per ringraziare l'opportunità di essere qua, il presidente Scotti, e anche la qualità degli interventi che hanno fatto grandi professori, grandi esperti che hanno seguito anche la storia dell'Italia di questi ultimi 50 anni. Quindi una mattinata molto per me arricchente. Soltanto due sottolineature che riguardano una prospettiva di un'economia che sia sempre più attenta alla persona, più che ai numeri, più che alle cifre, che naturalmente un economista deve anche prendere in considerazione. Recentemente il Papa Francesco, nell'ultimo documento Evangelii Gaudium, numero 53, diceva: non è possibile che non faccia notizia il fatto che uno muoia assiderato, un anziano muoia assiderato, ridotto a vivere per strada, mentre lo sia al ribasso di 2 punti di borsa. Evidentemente un'espressione forte, un'espressione provocatoria, ma che subito rilancia una prospettiva importante, un'economia che non deve essere estranea dai problemi delle persone, da quelli che noi viviamo, vediamo e che non possono non interpellarci. I problemi che il Papa, anche un'università come la nostra, l'Università Europea di Roma, non può non avere a cuore, come obiettivo della propria missione educativa. Quindi due sottolineature molto concrete. La prima riguarda le nuove povertà, le nuove disuguaglianze. Secondo un recente rapporto dell'Istat, circa una famiglia su 4 si trova in uno stato di deprivazione. Per esempio la situazione di chi non può sostenere delle spese impreviste, ma necessarie. Questa è la quotidianità di tante famiglie. Secondo la Banca d'Italia, il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45% della ricchezza. Sono dati che voi conoscete sicuramente molto bene. Questo tocca non soltanto l'Italia, l'Europa, sicuramente tocca molti altri paesi, però meraviglia, stupisce che proprio nel cuore dell'Europa si stia vivendo questa situazione. Quando le disuguaglianze diventano eccessive e non sono giustificabili come frutto del proprio impegno, del proprio ingegno, del proprio lavoro, esse minano il patto civile. Quindi questo aspetto disuguaglianza. Il secondo accenno riguarda l'occupazione, se ne è parlato in più occasioni anche oggi. I disoccupati sono passati negli ultimi anni in Italia
da 1,5 milioni a 3 milioni. I paesi in Europa, la Spagna, hanno tassi di disoccupazione oltre il 25%, quindi una persona su 4. La Svizzera, invece, ha dei tassi bassissimi di disoccupazione, però con un fenomeno di chiusura nei confronti dell'immigrazione, che è anche un aspetto che colpisce, che fa riflettere. Più di tutti preoccupa la disoccupazione dei giovani, evidentemente. Sappiamo che al lavoro è legata una, forse la fondamentale possibilità di espressione della dignità della persona. Che proprio le giovani generazioni vivano questa situazione è motivo di grande preoccupazione. Lo metteva in evidenza anche Giovanni Paolo II nell'enciclica Laborem Exercens. Anche Papa Francesco, ricordiamo, recentemente a Cagliari, faceva una preghiera forte, intensa: Signore, dacci il lavoro. Una richiesta che sicuramente ha colpito anche la nostra sensibilità. Bene, sono soltanto due accenni molto rapidi. Naturalmente non ho delle proposte concrete di fronte a un auditorio così elevato. Un richiamo a questi elementi propri della sensibilità della Chiesa, anche della nostra Università Europea, che ringrazio nuovamente il Presidente per l'invito, si rende anche disponibile a proseguire anche nella nostra sede dell'Università Europea una riflessione così importante come quella che è stata svolta oggi, così necessaria e che ha bisogno di altre occasioni oltre a quella che abbiamo avuto questa mattina. Grazie ancora a tutti. Grazie al Rettore. La parola al Professor Pallavicini. Siamo vicini alla conclusione del nostro... Grazie. Brevemente. Questa volta l'orologio, quindi rispetterò sicuramente i tempi. Avrei alcune chiose che vorrebbero esprimere adesione a quanto è stato detto dal Presidente Scotti e anche dagli altri relatori, ma mi limito a solo aggiungere alcune cosine alle molte questioni che si sono poste alla nostra attenzione, partendo da lunedì sera, quando alle 7 ho assistito a un programma, quello della Gruber, che aveva Schulz e Martin Schulz come intervistato. E questo personaggio, che peraltro è candidato con qualche probabilità anche di successo come presidente all'Unione, ha ammesso il rigore eccessivo che è stato adottato nell'affrontare i problemi connessi alla crisi di alcuni paesi, in particolare Irlanda e Grecia. Lo stesso Consiglio d'Europa, lo abbiamo letto sui giornali, ci ha parlato di comportamento da macellai, quando invece sarebbe occorso proprio il bisturi. Non ha mancato però di dirci Schulz che la Germania aveva fatto delle buone cose, aveva reso disponibili, si sente bene? Sono stati resi disponibili 700 miliardi di euro, di cui 400 della sola Germania. Per vero, Oscar Giannino aveva parlato di 700 tutti della Germania, in un confronto che imponeva addirittura alla Germania
in una valutazione più virtuosa degli Stati Uniti, dove miliardi e miliardi sono destinati a sostegno dell'economia, 82 miliardi al mese, 42 per i loro bond, 40 per i titoli tossici, poi ridotti a 72 in gennaio, a 62 questo mese, ma pare che rimangano a livello di 62, quindi che permanga una grossa immissione di liquidità. Diciamo che quello che però non ci ha detto Schulz è che questi 400 miliardi della Germania sono praticamente una parte di quel surplus valutario che risulta dal fatto che mandano merci soprattutto nei paesi ormai definiti periferici quali i nostri. A questo punto c'è anche da chiedersi, tornando a quel macellaio, come possa essere avvenuto che in Grecia, dove all'inizio della crisi sarebbero bastati da 30 a 50 miliardi per risolvere tutto, di fatto sono passati anni, ne abbiamo sborsato molti di più, abbiamo distrutto l'economia greca, ridotte le pensioni anche minime, licenziati i dipendenti pubblici e quant'altro. Perché tutto questo? Anche in Irlanda è avvenuto un po' come in Grecia. Il motivo è che, non potendo la BCE, come è stato qui ricordato da Di Taranto e da altri, acquistare direttamente i titoli di un paese, e per la pressione soprattutto della Germania e in minor misura dell'Olanda e Finlandia, è successo che sia stato deciso che le banche siano salvate dallo Stato. E questo è avvenuto aggravando la crisi con tutte le conseguenze che conosciamo. Ma poi il punto è che i titoli che derivano da questi interventi, definiti Tier 1, Tier 2, Tier 2 è un tipo di obbligazione che assomiglia un po' all'azione, perché praticamente in caso di fallimento si perde tutto quanto, ecco, sono trasferiti alla BCE. La quale BCE, nel caso in cui debba rispondere per fallimento di un paese o qualcosa di simile, questioni esecutive o altro, si rivale sui singoli paesi appartenenti all'Eurozona, si dà il caso pro quota ovviamente, e la parte attribuibile alla Germania, che è la massima in assoluto beneficiaria di quei miliardi, quelle centinaia di miliardi, è del 27%. Lei col 27% si è garantito il 100% dei propri crediti all'estero, capite? Grazie ai titoli Tier 1 e Tier 2. E perché dico questo? Dico questo perché è chiaro che se per esistere l'Eurozona e perché l'euro svolga l'importante funzione di moneta comune, occorrerebbe avere una politica economica comune, che però non è possibile applicare date le differenze che ci sono. Si potrebbe pensare, e qui dimentichiamo un attimo che dovrebbero essere i singoli stati a fissare la loro politica economica, sia pure nella, come diceva giustamente poco fa, possiamo immaginare che le cose continuino così, ma almeno adottiamo criteri di avvicinamento delle condizioni, quello che è stata definita omogeneità, in maniera che si possa giungere ad applicare alcuni direi fattori della politica economica, quindi lo sviluppo, quindi l'occupazione eccetera, dai quali non si può prescindere se non vogliamo che ci sia un'Europa, e prima o poi finirebbe, che abbia un nucleo potentissimo e gli altri talmente marginali da essere, ma proprio emarginati, talmente fuori, tanto da far pensare alla divisione in due magari ancora, come già era stato ventilato. Cerco, con la rigidità di bilanci e col principio di salvare le banche
e non le imprese, non si è pensato alle imprese, al lavoro, e banche che poi per una serie di ragioni hanno un po' mancato al loro compito tradizionale dell'essere parte di un circuito finanziario per il tramite delle quali le risorse disponibili vengono affluiscono per poi essere destinati ai settori che ne abbisognano, per una serie di ragioni, perché le banche non si fidavano, il parabancario è venuto meno, eccetera. Sta di fatto che la BCE ha aiutato le banche e non lo sviluppo ancora. E mi pare che a questo punto, per essere concreto, proprio salto un po' tutto il programma che immaginavo, occorrerebbe che nel semestre di presidenza italiano si pensassero anche a certi istituti o istituzioni intermedie fra banche e imprese, come i consorzi di garanzia collettiva. Lo dico perché negli anni 60 fui io il primo a parlarne in Italia, a Monza, per incarico dell'ente regione Lombardia, e un mese fa circa assistetti tecnicamente la formazione di una proposta di un proposta disegno di legge delega al governo per riformare un po' questo settore. Mi pare un aspetto pratico di cui tener conto. E altro argomento in tema bancario è quello di vigilare affinché si ponga attenzione alla valutazione del portafoglio delle banche. È avvenuto infatti qualche anno fa che le banche italiane si fossero trovate costrette a patrimonializzare, a aumentare il proprio capitale di rischio, diciamo i mezzi propri, per poter rimediare al minor prezzo dei titoli del debito sovrano, soprattutto italiani, e che sappiamo poi alla scadenza vengono inevitabilmente rimborsate al valore nominale. E le banche italiane sono andate in difficoltà, hanno dovuto fare questo. Però, guarda caso, le banche tedesche, in parte quelle francesi, che erano piene di derivati, alcuni dei quali derivati valevano una decima parte del prezzo di carico di acquisto, per loro non è stata assunta un'adeguata misura. E quindi vigilanza su questo punto. Ultimo punto, ecco, attenzione se vorranno fare una bad bank che raccolga i titoli derivati tossici o altro, che queste fattispecie di titoli sono presenti soprattutto nelle altre banche. Una bad bank gestita in Europa dalla BCE, quello che si vuole, finirebbe col favorire queste banche molto di più di quanto non possa avvenire per le nostre banche italiane, che hanno pochissimi di questi derivati. Ecco, ci sono altre proposte che io mi limiterò, magari manderò all'amico e manderò per iscritto, anzi le ho già pronte, sono magari cose piccine ma concrete. Una sola considerazione finale: è chiaro che la Germania cura un po' troppo il proprio particolare però di gucciardiniano riferimento, non quello che la vulgata popolare attribuisce erroneamente a Machiavelli. Ecco, il comportamento della Merkel sta proprio a dimostrare che lei è fautrice, è una sostenitrice dell'errore della vulgata popolare, perché vuol favorire a tutti, in tutti i modi, il principe che lei rappresenta. Allora, proprio in estrema sintesi, tre concetti fondamentali. Pier Giorgio Valente, sono rappresentante alla piattaforma comunitaria e sono vice chairman dell'OCSE, del BIAC presso l'OCSE, e professore qui alla Link Campus. Allora, tre concetti fondamentali. Il primo concetto è stato espresso dal professor di Taranto con riferimento ai differenziali non trascurabili sui livelli di competitività tra paesi. Secondo concetto fondamentale l'ha espresso il professor Guarino
con riferimento alla disomogeneità o alla sufficiente omogeneità tra Stati. Il terzo concetto, la professoressa Caracciolo, quando ha parlato dell'allargamento del 2004 e i cosiddetti 10 gemelli. Sotto profilo fiscale, il concetto fondamentale è proprio questo. Noi ci siamo trovati negli anni ad avere una riduzione delle aliquote fiscali mediamente di 10 punti nell'ambito dell'Unione Europea. La vecchia Europa, l'Europa dei 10, l'Europa dei 15, ha ridotto le aliquote di 10 punti, ma l'Europa dei nuovi stati, dei cosiddetti 10 gemelli della professoressa Caraccio, l'ha ridotto di 10 punti e la fiscalità è scesa quindi al 20%. Quindi noi ci troviamo oggi ad avere nell'ambito comunitario 28 stati con delle aliquote fiscali estremamente diverse e soprattutto con delle basi imponibili estremamente diverse. Tutte le volte non c'è problema. Tutte le volte che noi ragioniamo della fiscalità dobbiamo ragionare non solo di aliquote fiscali diverse, ma di basi imponibili diverse. Basi imponibili diverse che in questo momento soprattutto stanno creando delle situazioni di assoluta totale difformità. Se noi pensiamo che l'Unione Europea ha approvato nel 1998 la posizione dell'Irlanda con un'aliquota del 12,50%, ma questa aliquota del 12,50% con ruling, per lo più con interpelli che non sono resi pubblici, possono portare la fiscalità effettivamente a degli importi che possiamo considerare di paradisi fiscali. Società americane ottengono dei ruling al di sotto del 5%. Questo è un primo concetto fondamentale da tenere molto ben presente. Abbiamo quindi oggi una base imponibile che si sta sempre di più specializzando e si sta specializzando su alcune componenti, si sta specializzando in particolare sulle componenti intangibili. L'OCSE sta lavorando in questo momento sul tema degli intangibili e quindi su tutta la parte dei beni immateriali. La fiscalità dei beni immateriali assume rilevanza e assume rilevanza proprio con la specializzazione della base imponibile. Oggi noi ci troviamo ad avere stati che sono specializzati sulle holding, veniva ricordato prima il Lussemburgo, stati che sono specializzati sugli intangibili in ambito comunitario, per esempio l'Ungheria, e stati che invece sono specializzati sui cosiddetti tangibili con le basi imponibili, quelle tradizionali, soprattutto per gli stabilimenti, come per esempio la Romania. In una situazione di questo tipo, e quindi credo difficilmente è molto difficile comporre l'elemento internazionale, quindi la bilateralità dei trattati contro le doppie imposizioni, con l'elemento sovranazionale. È stato detto anni fa, quando il Presidente Monti venne chiamato dal Presidente Barroso per predisporre nel 2009 un documento comprensivo sulla fiscalità, usò questa espressione: l'ambizione uccide i progressi nell'ambito dell'Unione Europea. E talvolta è proprio così. Noi in questi anni ci siamo trovati in una situazione per certi versi di assoluta mediocrità, proprio perché non si sono fatti, non è stata sufficientemente ambiziosa, la politica comunitaria non è sufficientemente ambiziosa. E adesso, ritornando nella piattaforma dopo 15 anni dai tempi del panel di esperti presso la Commissione Europea, di cui ho fatto parte nel 1999 fino al 2001, ho avuto proprio la sensazione di un periodo perso. Quindi mentre forse in economia si è fatto tanto, nella fiscalità si è fatto assolutamente poco. Quindi questo è il momento per ricomporre i tre profili fondamentali, quello della coesistenza tra gli Stati, quello del coordinamento tra gli Stati, per arrivare ad una visione che sia per definizione competitiva, ma una competizione che non può essere di natura delocalizzante, ma una competizione al tempo stesso conciliativa e una competizione che sia anche solidale. Noi nel campo della fiscalità talvolta, mi piace ricordarlo, abbiamo copiato in ritardo e inventato in anticipo. Questo è forse il momento in cui la nostra capacità di inventiva deve andare in Europa per arrivare effettivamente ad avere un miglior coordinamento, uso volutamente un termine qualitativo, un miglior coordinamento, ma anche una visione che da un certo punto di vista consenta alle imprese di essere alla pari con le altre imprese e non ci siano in questo momento, come ci sono, erosioni di base imponibile e aggressività nel tax planning, che sono i punti delicati soprattutto per le imprese italiane che hanno una fiscalità tendenzialmente più alta di quella degli altri paesi. Grazie. Grazie.
Grazie anche per la capacità di sintesi che a quest'ora è particolarmente apprezzata. Siamo arrivati all'ultimo intervento, è quello del professor Sebastiano Fadda, professore ordinario di economia della crescita del capitale umano a Roma 3, all'Università di Roma 3. Fai conclusione, vieni. Professore, venga al microfono a dire brevemente, purtroppo, i tempi sono tiranni, ma sono quelli che sono. Ma appunto, quando ci sono i tiranni, si avvia, insomma, non è... No, soprattutto non c'è l'interlocutore. Allora, siccome abbiamo 5 minuti, io faccio soltanto un paio di flash. Primo flash, la Francia ha indicato nel 2013 un disavanzo pari al 4,1% del PIL. Non è successo niente, non mi pare che sia sottoposta a infrazioni, e ha messo in programma per il 2014 il 3,8% come rapporto del PIL. Quindi noi ci danniamo invece per non sforare dello 0,1%, e c'è qualcosa che non va in questo accoppiamento di dati. Non è che il rapporto debito-PIL in Francia sia molto diverso da quello italiano, è intorno al 100%, 98-100%, quindi evidentemente c'è la possibilità di sforare. Secondo flash, c'è un problema fondamentale di governance dal quale bisogna uscire fuori, e su questo si potrebbero avere molte indicazioni che io ovviamente qui non posso esprimere. Ho scritto diverse cose in diversi posti. C'è sostanzialmente un equivoco, c'è un ibrido nell'Unione Europea che non è né uno Stato federale né un coordinamento internazionale fra Stati, e quindi questo crea complicazioni. Il Fiscal Compact è stato un trattato internazionale che è stato sottoposto a ratifica dagli Stati perché valesse. E ci sono ambiguità che bisogna risolvere. Adesso non si sa che fine farà ancora questo altro meccanismo che è allo studio, il Redemption Fund, il fondo di redenzione. Ricordiamo che c'è una commissione che sta lavorando per definire i dettagli di questo fondo di redenzione, che dovrà presentare le conclusioni entro il mese di marzo, perché prima della fine della legislatura europea la Commissione emani non si sa che cosa, se emana un regolamento, se formula un trattato che poi gli Stati devono ratificare, non si sa quale forma assuma. Questa Commissione è al lavoro, è stata insediata dalla Presidente della Commissione europea. Nessun italiano fa parte di questa commissione, c'è il ministro delle finanze della Lituania, mi pare, di piccoli stati con 1-5 milioni di abitanti, non c'è nessun esperto italiano. E comunque questo è qualcosa che verrà nel mese di marzo o aprile, ci sarà questa domanda. Non entro nei dettagli dello schema proposto dalla Germania, perché la proposta è nata dal Consiglio economico della Germania, e sono veramente preoccupanti le proposte. Io concordo su tutti i suggerimenti che sono stati fatti, tranne due aspetti che sono un po' una sfumatura che secondo me va comunque messa a fuoco. La prima è che tutti sanno benissimo che i cambi fissi minano la competitività, e tutti sanno benissimo che il marco, chiamiamolo marco euro, insomma l'euro ha sottovalutato il marco e ha sopravvalutato la lira. L'Italia ha perso di recente un 40% della sua quota nel commercio internazionale. Se
le quotazioni dell'euro rispetto al dollaro salgono ancora, l'Italia sarà completamente tagliata fuori dalla competitività. Ma questo lo sapevano benissimo. Non è un imprevisto, c'è uno schema alternativo però per la competitività, non è che la competitività è la parola d'ordine, tutti devono essere competitivi, a parte la inconsistenza concettuale, perché simultaneamente non possono tutti gli stati avere una bilancia commerciale in attivo, ci deve essere qualcuno che ce l'ha in passivo come corrispondenza relativa. Però lo schema alternativo è che, non essendo possibile la svalutazione valutaria, si pratichi una svalutazione salariale, questo è lo schema perseguito, e quindi la deflazione, svalutazione salariale, diminuzione dei prezzi, deflazione e problemi ovviamente di avvitamento di recessione. È chiaro che la recessione a un certo punto finisce, perché quando si esauriscono le scorte, quando sono da rimpiazzare, allora si ha una ripresa ovviamente, però dopo quanto tempo e a quale prezzo, questo è il problema. Quindi lo schema alternativo, che è quello ostinatamente perseguito e raccomandato, che è quello di svalutare, e forse di svalutare i salari e diminuire quindi in genere i labor standards, è uno schema che forse si cela dietro le consuete raccomandazioni e riforme strutturali del mercato del lavoro. Bisognerebbe dire quali sono queste riforme strutturali del mercato del lavoro su cui dovrebbe fondarsi un meccanismo di competitività sostitutivo di quello della svalutazione monetaria. Dico un ultimo punto, ovviamente sia lo schema presentato dal professor Di Taranto sia gli interventi successivi sono materiale per fare una giornata di studio, perlomeno due giornate, non cinque minuti. Però un punto che voglio sottolineare è questo, è una domanda: quali possibilità ci sono di ottenere questi cambiamenti? Ci sono cambiamenti da ottenere nella governance e cambiamenti da ottenere nel merito delle politiche economiche. Tutto quello che si è detto, dalla ridefinizione dei compiti della Banca Centrale all'adozione di politiche, una politica di bilancio europeo, alla un'interpretazione corretta nei tempi e nella modalità e nella flessibilità dei vincoli e dei parametri di Maastricht, tutto questo che possibilità ha di essere accettato? Che possibilità ci sono che questi cambiamenti vengano realizzati? A mio parere nessuno. Sì, si possono andare a sottolineare le buone idee, ma le buone idee possono restare inapplicate o in quanto non condivise o in quanto formalmente condivise ma non seguite da pratiche operative. Qui io introduco invece, ho introdotto e ne ho scritta da qualche parte, una proposta radicale, cioè la possibilità di prendere in considerazione i margini di abbandono dell'euro, non perché questo sia l'esito a cui ci si possa orientare, ma perché questo costituisca una minaccia credibile da far valere sul tavolo delle trattative. Ossia, porre la questione in questi termini: noi possiamo restare nell'euro, perché riteniamo che questa sia la prima scelta, il first best, si realizzano questi cambiamenti di cui le proposte fanno parte. Diversamente, noi siamo pronti a considerare l'ipotesi di un'uscita dall'euro, e per questo ci vuole ovviamente un piano B, ma non un piano nascosto, deve essere palese, perché se la minaccia deve essere credibile, ci devono essere le indicazioni che questa è una strada alla quale si sta lavorando. E l'uscita dell'Italia dall'euro non è come l'uscita della Lituania o dell'Estonia dall'euro, e creerebbe moltissimi problemi alla Germania. La Germania era in una posizione, per quanto riguarda l'industria manifatturiera, inferiore all'Italia per un lunghissimo periodo. Ha tratto vantaggio semplicemente da questo meccanismo. Ovviamente creerebbe anche problemi all'Italia l'uscita dall'euro, ridenominare i titoli pubblici in valuta
della lira anziché in valuta, contenere la fuga dei capitali, eccetera. Ci sono molti problemi, ma appunto ci deve essere la sensazione che si stia lavorando a questa ipotesi e che questa sia una ipotesi credibile. Quindi secondo me le cose che si dicevano a questo proposito vanno in passato vanno di nuovo rivalutate, anche quando si diceva, ricordo Paolo Savona diceva sicuramente la Banca d'Italia sta lavorando a un piano B, ce l'ha un piano B sicuramente, non se ne parla, è nascosto. Io invertirei la cosa e direi c'è esplicitamente la considerazione di questa ipotesi e questo è un elemento che deve fare riflettere, perché la minaccia di uscita dall'euro può costituire quella pressione necessaria per far accettare alcune, se non tutte, quelle di quelle ragionevoli proposte che sono contenute in questi paragrafi. Io mi scuso, ma non posso nel merito di ciascuna di queste, quindi chiudo qui l'intervento. Grazie. Ti ringrazio, prego il professor Scotti di concludere la nostra giornata di riflessione. Io non entrerò nel merito della ricca discussione che c'è stata e soprattutto di quello che è stata l'analisi che sottostava alle preposizioni che sono state avanzate. Io vorrei chiedere una cosa, vorremmo mandare a ciascuno dei redattori di fare uno sforzo di esplicitare, di lavorarci un minuto, perché credo che se raccogliessimo l'insieme degli apporti che sono venuti e quelli che non hanno avuto modo di poterlo fare ma avrebbero da aggiungere queste cose, potremmo in tempi estremamente rapidi editare un, come si dice oggi, un instant book su questo problema verso il semestre italiano, non perché le cose, il semestre italiano sia questione risolutiva o di peso, ma perché hanno un simbolismo nella immaginazione collettiva. Io credo la conclusione poi di Fada, siamo partiti, abbiamo con lui completato ed esplicitato anche ipotesi di riflessione, perché credo che è compito poi dell'università propria di sollevare elementi di riflessione, cioè non di mantenere. Qui ci sono 3-4 punti forti che sono emersi in questa direzione che io penso potremmo raccogliere da quelli istituzionali posti da Guarino come punto di riferimento, da quelli valutati dal governatore e da tutti gli interventi fino alla fine, quelli relativi che sono stati accennati per ragioni di tempo sul fisco e su componente importante nella competizione all'interno dell'Europa e la disattenzione generale su quella. Pallavicini ha posto i problemi di funzionamento del sistema bancario in Europa, cioè, ma non voglio riprendere questi. Penso se facessimo uno sforzo un po' tutti di raccogliere, noi abbiamo registrato tutto, potremmo mandare a ciascuno la registrazione, ma chiedere anche agli altri che intendono sviluppare, che non hanno parlato ma intendono sviluppare e dare un contributo, io credo che un pamphlet in cui noi avanziamo una serie di riflessioni e di ipotesi, perché il dramma, e chiudo, è che non si ragiona più, né si ha la dimensione storica dei fatti, questa è una cosa terribile. Io ho voluto ricordare il dibattito dell'88, perché se andassimo a rileggere il dibattito dell'88, lo dico, tu ritrovi tutte le cose che sono state sviluppate dal governatore, per esempio, erano tutte implicite dentro, ma esplicitate correttamente. Io non ho voluto citare l'intervento di Giorgio Napolitano in quella occasione, perché è anche tutta la debolezza del sistema politico italiano in cui in quel momento c'era da mandare a casa il governo di solidarietà nazionale, i socialisti si astennero sulla proposta, la DC accelerò
sulla proposta, la Malfa padre accelerò sulla proposta, spaventa e Banca d'Italia all'esterno e Napolitano si è espresso, cioè proprio c'era il quadro complessivo e quelle cose, ha detto giustamente Fad, non tutti sapevamo, cioè dico tutti sapevano, non è che queste cose erano ignote. Per oggi non c'è la memoria di tutto questo, cioè si discute dell'euro come fosse un fungo di oggi e non tutta la sua formazione e evoluzione, e il dibattito non si sviluppa su una radice anche di riflessione storica che fa capire il tempo moderno, che cosa si può fare. Io sono anch'io preoccupato del futuro, ho una convergenza su ipotesi che avanzava Paolo Savona, che è la ragione per cui uno continua a lavorare e a impegnarsi in questo paese, è quello di lanciare delle buone idee, cioè di avere la costanza, la tenacia di ripeterla. Non serve, dico, non c'è quello che dice Guarino, non è soltanto un dato di una causa, ma è anche una riflessione posta sul tappeto della superficialità con cui si negozia, con cui si riflette sulle cose comunitarie e quanto è questa tendenza della politica del nostro paese a dire non siamo capaci di fare le riforme e i cambiamenti, e facciamocela imporre dalla situazione europea, senza guardare quello che c'è dentro nel pacchetto e non vedendo che nel pacchetto c'è incauta veneno, come dicevano gli antichi. Questo è in questa direzione. Tutto avviene sui giornali, su altre cose. Gli anni che si chiede, si può chiedere, Guarino dice, ma come? C'era una lunga procedura per approvare il regolamento, eccetera, eccetera. Nessuno ha guardato dentro e ha guardato che se la crescita era il punto fondamentale del trattato di Maastricht, poi i regolamenti hanno contraddetto radicalmente e ignorato il trattato. Quindi non c'è il punto finale, non c'è da esprimere un anti-europeismo, c'è da ricopiare un disegno europeo. Lo ricordava Fazio quando ha detto all'inizio, io vorrei ricordare ai tedeschi quello che De Gasperi fece per avvicinare Germania e Francia, cioè dico è come lui spiegava ad Adenauer che bisognava avere anche cautela, perché se l'Italia si muoveva in una direzione esclusivamente tedesca noi avremmo avuto conseguenze e non avremmo aiutato la Germania a reinserirsi nel contesto e a ristabilire un rapporto di cooperazione con la Francia. Cioè sono tutte questioni su cui non si discute e il dibattito che si sviluppa non si muore. Neppure il problema finale posto da Fadda è un ragionamento che diventa uno slogan pro o contro e non una riflessione di fondo necessaria anche di chi ha la testa sul collo e non vuole chiudersi gli occhi ai drammi che ci sono sul tappeto. Noi abbiamo fatto come università, istituito un osservatorio sui suicidi conseguenti alla guerra, alla crisi negli ultimi anni e pubblichiamo i dati, sono andati in questo periodo molti mezzi di comunicazione l'hanno preso perché queste cose sono raccolte così, ma vi assicuro che l'indagine che abbiamo compiuto e che continuiamo a comporre è di una preoccupazione straordinaria, lo ricordava il rettore della Università Europea, il chiudere gli occhi di fronte a questo mi sembra sia, io darei il tema, porrei il pamphlet da fare, questo sul verso, con un sottotitolo in fondo, l'assordante silenzio alle provocazioni di Papa Francesco a Lampedusa. Lui pose dentro Lampedusa pose degli interrogativi terribili e disse, vabbè, questo è il frutto
dell'indifferenza. E dopo poco, nei mesi successivi, si è dimostrato l'assordante silenzio rispetto a quegli interrogativi, cioè l'indifferenza globale, che è quella che domina oggi la preoccupazione di tutti. Grazie. Grazie.